Questa è Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo. Qui vivono 10 milioni di persone. Gli avventisti però sono solo 8.000, perché è molto difficile portare l'Evangelo a gente che non ha voglia di fermarsi e di ascoltare. Non hanno il tempo da dedicare alla religione, ma quelli che lo fanno e che hanno l'occasione di intravedere sia pure un piccolo barlume della parola di Dio, vogliono andare oltre e imparare di più. Questo è Serge. È un pioniere del Global Mission che lavora in questa difficile città per far conoscere Gesù. Serge si prepara a casa per condividere un messaggio di speranza con un piccolo gruppo. Esce poi di casa per andare ad affrontare una vasta giungla urbana. Il suo scopo è di avvicinare coloro che non hanno mai sentito il messaggio avventista. Serge cammina per raggiungere la chiesa dove è in attesa un gruppo di persone. Questa umile chiesa si trova sul terreno di un membro ed è lontana dal trambusto della strada. Le mura sono dei semplici teloni, ma Dio accoglie tutti nella sua casa di adorazione. Il nostro pioniere saluta tutti e vede negli occhi dei presenti la voglia di conoscere, di ascoltare le storie e di ricevere insegnamenti tratti dalla Bibbia. Leggendo e studiando la Bibbia, la loro vita si trasforma e il piccolo gruppo ascolta e impara a conoscere quel Gesù che visse sulla terra. Questo è il lavoro del pioniere del Global Mission: aiutare nel mondo intero le persone non ancora raggiunte dall'Evangelo. Questi pionieri però non si limitano a parlare dell'amore di Gesù, ma lo mettono in pratica. Non c'è però solo Kinshasa dove svolgere un'opera pionieristica e i nostri pionieri sono pronti ad andare ovunque li si mandi e ovunque ci sia bisogno di loro. Pregate per loro.